Bella a tutti, raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video e sono lieto, lietissimo di annunciare che Walter Birsa è un nuovo giocatore del Cagliari. Allora, io sto registrando questo video il 6 di gennaio, quindi la Befana, ed è all'incirca penso mezzanotte e mezza, tipo, vabbè. Comunque, Birsa è un nuovo giocatore del Cagliari, sono veramente contento perché è un giocatore che io ritengo valido per la Serie A e soprattutto è un giocatore che ci dà più possibilità. In che senso? Ok che è un trequartista e praticamente può fare solo quello, perché Birsa solo il trequartista può fare, però ci dà la possibilità di spostare João Pedro o di farlo ripiatare, dipende dai punti di vista, perché Birsa, essendo un trequartista, potrebbe tranquillamente prendere il posto di João Pedro e quindi fare turnover, quindi magari una volta gioca Birsa, una volta gioca João, magari due partite gioca Birsa, poi una João, poi una Birsa e una João, vabbè, avete capito? Oppure far giocare titolare sempre solo Birsa come trequartista e spostare João come seconda punta, dando così una seconda opzione a Farias. E dico Farias perché secondo me è l'uomo più adatto, nel senso, tolto il gol contro la Roma, Sau non ha fatto un cazzo e dubito continuerà a fare qualcosa, quindi secondo me Farias è l'uomo più adatto e sono veramente contento perché è un giocatore importante, è un buonissimo giocatore soprattutto, che può essere utile alla causa rossoblù. E sono abbastanza fiducioso data la sua esperienza in Serie A, è quello che mi fa ben sperare nei suoi confronti. Poi dal Chievo abbiamo già preso Castro, quindi sappiamo che comunque Castro è un validissimo giocatore, è un pupillo di Maran. Birsa secondo me è un validissimo giocatore, è un pupillo di Maran, quindi spero che anche lui possa fare le stesse cose che stava facendo Castro prima che si infortunasse, e per questo mi do una grattata perché ho paura che anche Birsa si infortunerà, speriamo di no. Comunque, tralasciando questo, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Birsa e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!